Allora, io non vedo, non ho il ritorno, scusate, buongiorno, sono le 8:01, mi è stata tolta la scheccolo lì, vedo l'assistente di studio che fa strani cenni. Buongiorno, buona domenica, benvenuti a Omnibus. Allora, questa mattina ci occupiamo del ritorno di Berlusconi e delle elezioni in Francia, quindi ci diamo, diciamo così, una tregua momentanea dalle vicende belliche, anche se vedrete in realtà c'entrano ancora molto e condizionano non solo il dibattito politico italiano, ma anche e soprattutto quelle che saranno appunto le elezioni in Francia. Le urne si stanno aprendo proprio in questo momento, in realtà nei territori d'oltremare hanno già cominciato a votare da ieri sera, ma la possibile, probabile, vedremo, elezione di Marine Le Pen, vedrete come davvero interessa e condiziona e potrebbe condizionare addirittura, secondo qualche commentatore, le sorti della guerra in Ucraina. Ma facciamo un passo indietro, veniamo invece alle vicende di casa nostra. Vi dicevo, a partire dal ritorno di Berlusconi ieri al Parco dei Principi. Era quasi 3 anni che Silvio Berlusconi non, eccolo qua, lo vedete, non faceva un comizio in pubblico, non si presentava in pubblico, insomma, davanti a una platea non sterminata, ma insomma abbastanza piena. E fra le cose che ha detto, era ovviamente molto molto attesa una sua presa di posizione su Putin. Sapete del legame molto stretto che lui ha avuto con il presidente russo, e c'è stata. Ma l'altra cosa che a noi interessa di più questa mattina sono una serie di affermazioni e di dichiarazioni che Silvio Berlusconi ha fatto su tasse, casa, fisco. Ed è di questo che parleremo in particolare nel dettaglio con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Allora, intanto l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie all'invito, buona domenica. Grazie, buona domenica anche a lei. E l'onorevole Luigi Marattin di Italia Viva, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Allora, buona domenica anche a lei. Marattin, che è presidente della Commissione Finanze, questa settimana c'è stata un po' di maretta in commissione, ma torniamo a Berlusconi. Cattaneo, lei ieri era al comizio di Berlusconi? Certamente sì, sono stato, insomma, come tutti i dirigenti di Forza Italia, tra gli ideatori e gli organizzatori di questo importantissimo evento. È stato veramente entusiasmante. La sala non era piena, era stracolma, ce n'erano anche due laterali, abbiamo messo anche un maxi schermo fuori. In realtà non c'erano altre sale più grandi a Roma, c'era la Formula E ieri e quindi il Palazzo dei Congressi e l'Eura, non potevamo prenderlo, ma in realtà siamo stati travolti da oltre 3.000 iscrizioni censite, insomma, c'è un popolo di Forza Italia. Marattin, chi è che ha detto c'è il Colosseo? Potremmo per la prossima volta, però veramente, insomma, ieri è stata una giornata di grande energia, entusiasmo. Il presidente Berlusconi ha fatto un discorso molto preciso, lucido, sia dal punto di vista politico, ha rivendicato la centralità di Forza Italia in assoluto nel quadro politico italiano, e anche ha alzato l'orgoglio di Forza Italia all'interno del centrodestra, dicendo che noi siamo diversi dai nostri alleati. Le nostre idee sono quelle più moderne, più attuali, i valori liberali, i valori garantisti, europeisti, il rifarsi alle radici cristiane. Il Presidente era in grandissima forma, erano tutti lì per ascoltarlo, è stata una conclusione straordinaria di 1 o 2 giorni che ci ha dato una grande, grande carica, quindi adesso sotto a lavorare. Ha parlato anche ovviamente dei temi d'attualità, quelli dell'agenda di questi giorni, e quindi ha parlato anche di fisco, sì, di fisco, di difesa delle nuove tasse. E su questo ci arriviamo fra un secondo, però le volevo fare prima una domanda su Putin, perché comunque... Diciamo, appunto, c'era molta attesa dal punto di vista anche giornalistico, no? Per un pronunciamento di Berlusconi, che c'è stato, arriva però dopo 45 giorni. Per un partito che si è sempre comunque definito a fianco della libertà, atlantista, forse è un po' tardi comunque, o no?
Ma no, non direi, era la prima occasione pubblica e ha detto parole molto precise. Noi che ci parliamo, insomma, spesso col presidente non avevamo mai avuto dubbi, però neanche i commentatori, dovrebbero averne. Poi in fondo hanno parlato per Berlusconi le decisioni che ha preso. Berlusconi come parlamentare europeo in carica ha votato la risoluzione del Parlamento europeo che è stata forse tra le più dure, rispetto alla vicenda russa-ucraina. Ieri sono arrivate parole precise, qualcuno immaginava potesse non citare Putin direttamente, invece lo ha fatto, ha rivendicato il nostro posizionamento, di cui noi in 28 anni non abbiamo mai avuto una sbavatura, un dubbio, noi atlantista, filo americano, europeo soprattutto, e quindi questo è lì da vedere. Dall'altra parte però ha detto anche cose che, se dobbiamo travalicare i prossimi 20-30 anni, vanno dette, ovvero che lasciare la Russia alla sfera di influenza della Cina, se guardo nel lungo periodo, sarà un errore mortale che noi non dobbiamo quindi commettere, che non vale l'equazione che tutti i russi sono come coloro che hanno deciso, diciamo, questa guerra, e quindi la geopolitica è sempre molto più complicata rispetto agli slogan. Questo dovrebbe valere sempre per qualsiasi popolo, in realtà, no? Non era giusto neanche dopo la Seconda Guerra Mondiale prendersela con i tedeschi in generale, anche se molti di loro all'inizio avevano sicuramente appoggiato il Führer, così come forse non era giusto prendersela con gli italiani in generale, anche se molti italiani erano stati fascisti. Questo è Lo innegabile. stesso principio, lo stesso principio. Certo, 20 anni fa c'era già stato il massacro in Cecenia, forse si poteva sperare che Berlusconi fosse stato già più lungimirante 20 anni fa, ma insomma andiamo avanti. Marattin, lei sicuramente anche immagino avrà ascoltato il discorso di Berlusconi o ne avrà letto le cronache, oggi sono molti i quotidiani che le riportano, tante volte vi fosse sfuggito, vi segnalo che sul giornale è stato pubblicato il discorso integrale. Sono 4 pagine, quindi le potete recuperare. Ma dicevamo, il senso importante del discorso, a un certo punto Berlusconi lo ha sottolineato quando ha detto, poi insomma, il core business della nostra politica riguarda alcuni capisaldi, che sono per esempio la casa e le tasse. Non ha nominato direttamente quello che è in discussione in questi giorni, cioè la delega fiscale, le discussioni sul fisco, ma insomma si capiva che a quello faceva riferimento e che ha lasciato intendere che insomma su quel punto non si transige. Ora, ci sarà un incontro martedì fra Salvini, Tajani e Draghi. Perché evidentemente c'è qualche cosa da mettere a punto. Lei non ha nulla da rimproverarsi, cioè se c'è questa fibrillazione fra gli alleati di governo, è perché evidentemente tutto chiaro non è come, insomma, si vuol far credere. Guardi, il lavoro di cui sono stato più direttamente responsabile, cioè 6 mesi di lavoro delle commissioni finanze di Camera e Senato l'anno scorso per preparare il terreno della riforma fiscale, è un lavoro che è stato votato all'unanimità da tutti, anzi si è astenuta l'EU, dove stavamo mettendo, Alessandro se lo ricorda molto bene, un ragionamento sul catasto, perché il tema c'è, è inutile evitarlo, ma all'ultimo momento lo togliemmo perché, come dire, non c'era la Lega e altre forze politiche avevano qualche dubbio molto più leggero di quelli che sente in questi mesi, e quindi lo togliemmo. Quell'articolo sul catasto, l'articolo 6, è stato inserito dal governo, è l'unica significativa differenza rispetto al lavoro parlamentare, ma non è la riforma del catasto. Su questo, guardi, mi deve concedere un paio di minuti e faccio anche un paragone antipatico, lo dico direttamente io. In queste settimane maledette stiamo riscoprendo che cos'è la propaganda quando la gente si spara addosso. Lo vede il teatro, non si capiscono, ma cioè, in quei casi sappiamo bene cosa è successo, No, la lo capiamo responsabilità dei perché noi russi, però passiamo le giornate in redazione a cercare di capire, di dare notizie il più verificate possibili, quindi ne siamo ovviamente, ben e consapevoli. grazie Certo. al vostro lavoro e dei vostri colleghi, ma le due parti in causa, volevo dire, si Ah, scambiano certo. accuse
basate sulla propaganda, sulla falsità, perché in guerra, ahimè, succede anche così. La prima vittima della guerra è la verità, diceva qualcuno. La politica italiana, da qualche tempo a questa parte, sta adottando la stessa maledetta abitudine. Cioè, si prende un tema, si scommette sul fatto che è orecchiabile e si costruiscono sopra un sacco di bugie. Basta prendersi l'articolo 6 che, ripeto, ha voluto inserire il governo rispetto al documento parlamentare, ne aveva legittimità, perché nel nostro ordinamento certo. costituzionale non governa la Commissione Finanze. Non è la riforma del catasto, perché io prego sempre, me lo porto sempre dietro, non so se lo posso inquadrare, perché stiamo anche arrivando al punto che la gente dice non è vero, cioè in questo paese stiamo arrivando al punto che fai vedere le leggi e la gente ti dice no, è falso, come in guerra. C'è scritto che questa ricognizione statistica, che durerà 5 anni, in cui accanto a ogni casa si mette, oltre alla rendita catastale, anche la rendita di mercato, non ha nessun tipo di effetto fiscale, né sull'ISEE delle famiglie, né sull'IMU, né sull'imposta di registro, non ce l'ha. Durante le negoziazioni ho anche proposto, volete che lo scriviamo 2 volte? Si sa manso, con un carattere più grande. Però sa che noi siamo molto malfidati. Noi in generale, Bagnai in modo particolare, qualche giorno fa le ha detto se non serve a quello serve a qualcos'altro. Cioè, esatto, insomma, no, ma rispondo volentieri a questa domanda, perché il cittadino che ci ascolta adesso diceva, allora scusa, se non serve perché l'hai messa? Cioè, o stai facendo una cosa inutile o mi nascondi qualche cosa. Ma anche in 30 secondi provo a spiegare anche questo. Il governo ha scelto di metterla perché il catasto, che è del 1939 e che l'ultima volta fu aggiornato nel 1988, sono 30 anni che si discute, ma proviamo a riformare, e ogni volta che si discute non si fa mai una valutazione su chi ci guadagnerebbe e chi ci perderebbe. Perché non si fa mai questa valutazione? Perché non c'è accanto a ogni immobile il valore di mercato, che poi non sarebbe mai il valore, sarebbe la media degli ultimi 5 anni, eccetera, per riuscire a fare questa discussione non sulla base dello slogan come si fa in Italia, ma sulla base di dire, ma se noi veramente facessimo una riforma, ci perde Luigi Maratin e ci guadagna Alessandro Cattaneo? Ci perdono tutte e due? Luigi Maratin merita di perderselo perché sta pagando 2 lire per una reggia? Alessandro Cattaneo merita di guadagnare perché è un negoziante in centro storico tartassato dall'IMU, o è uno che si è comprato coi risparmi una casetta in periferia e sta pagando un sacco di soldi? Tutte queste cose non si possono valutare ora sulle chiacchiere. Allora il governo ha detto, sapete cosa facciamo? Per 5 anni facciamo sta ricognizione statistica. Il governo che verrà fra 5 anni almeno potrà fare quel discorso, quella valutazione, sulla base dei dati. Se decide che l'effetto distributivo non è desiderabile, la butta via, e allora c'ha ragione Bagnai, abbiamo perso tempo, ma meglio perdere tempo che danneggiare i cittadini. Se invece ci dice, ma guarda un po', forse qui sto abbassando le tasse immobiliari ai cittadini che hanno comprato una seconda casa in una zona non particolarmente bella, ai negozianti dei centri storici, agli immobili produttivi, allora bisognerà fare una nuova legge. Non basta quest'articolo, perché quest'articolo non ha effetti. Sai cos'è Maratin? Allora, visto che lei ha fatto il paragone bellico, allora lei ha fornito l'arma, poi sta a noi decidere, sta al governo decidere se usarla oppure no. No, dottoressa, non è un'arma. Sa perché non è un'arma? Perché anche per anche qualcuno oggi... sì, perché evidentemente ci va a perdere. Per qualcun altro è un vantaggio, sicuramente. Poi tanto replica. Prego, sì, adesso arrivo, Cattaneo. Perché anche stamattina un governo può riunirsi e alzare le tasse immobiliari. Monti nel 2012 lo fece in un minuto, alzò del 60% tutti, quindi non c'è nessuna arma. L'arma, il Parlamento per definizione, il governo è sovrano in ogni minuto. Assolutamente, assolutamente. Cattaneo, allora, il ragionamento... Sì. Dove colpite, ecco. Se si volesse fare fra 5, 10, 15 anni, questo è il certo, punto. Certo, però insomma, diciamo che mi mette nella condizione di poterlo fare in modo più equo, questa è la sua tesi. Cattaneo, dicevamo, c'è questo incontro, no, martedì, a dir la verità non tutti nel suo partito sembrano essere così preoccupati. Io ho letto diverse dichiarazioni di esponenti anche importanti, da Brunetta a Carfagna, che dicono insomma sì, un accordo si troverà, perché non è poi questa tragedia, non è così, no? Guardi, allora innanzitutto
Anch'io potrei usare delle metafore belliche, ma preferisco non farlo proprio perché credo che, come dire, sono due piani molto diversi. Se dobbiamo stemperare i toni, iniziamo da Va farlo bene. anche con la retorica utilizzata. Parliamo di fisco, per fortuna, in Italia. Detto questo, il famoso nero su bianco che mostrava Marattin. Però mi dà un po' l'assist per dire che il primo nero su bianco che è stato disatteso è quello dell'ottimo documento che abbiamo lavorato a comporre per 6 mesi insieme, che ricordava proprio Marattin. In quel documento non c'era il tema del catasto e anche noi di Forza Italia alla fine abbiamo ritenuto che non fosse opportuno inserirlo. Ecco, era scritto nero su bianco. Dopo poche settimane, è servito qualcosa che avessimo scritto nero su bianco che di catasto rispetto al fisco dovevamo non occuparcene? No, perché c'è stato invece il governo che ha inserito d'imperio con una Però il forzatura, governo disattendendo siete, è anche Forza Italia, quelle cioè che le non è solo forze. Italia Viva, no? Guardi, noi esiste questa anomalia che comunque abbiamo superato perché ci siamo incontrati tra partito e delegazione dei ministri, ci siamo trovati con tutte le nostre articolazioni interne Quindi. dibattendone e ieri Berlusconi ha parlato chiaramente e quindi, come dire, la Cassazione è arrivata e credo che nessuno abbia più dubbi su come diciamo, indirizzarsi rispetto al fisco. Tra l'altro ieri Berlusconi ha detto, ancora prima di entrare nel merito, un'indicazione di metodo, no al voto di fiducia, cioè su una legge delega è già anomalo, su una legge delega che ha all'interno elementi divisivi sarebbe una seconda, terza forzatura, qua andiamo avanti a troppe forzature. Insomma, io credo che il governo Draghi debba avere un po' più rispetto del lavoro del E che cosa Parlamento, succede se perché invece alla appunto fine. il governo va avanti su questa strada che mi sembra che insomma, stia perseguendo con una certa determinazione al punto da voler inserire per l'appunto anche un articolo che all'inizio non era stato inserito? Che succede? Perché qualcuno oggi o anche nei giorni scorsi già ipotizzava addirittura non dico una caduta del governo, però insomma una rottura pesante della maggioranza, via la Lega, via Forza Italia, Draghi che va al Quirinale, che però poi comunque può andare avanti ugualmente perché i numeri, anche se più risicati, ce li ha. È così? Nessuno di noi di Forza Italia vuole mandare a casa il governo. Noi confidiamo che col dialogo martedì si possa trovare una soluzione. Sul catasto E dico quale sarebbe questo: per lei la cioè, soluzione a questo punto? noi abbiamo già firmato, e Marattin lo sa, lo ha visto, un emendamento firmato da tutti i quattro capigruppo del centrodestra, diciamo così, che sta al governo, Lega, Forza Italia, Maurizio Lupi e Coraggio Italia. In quell'emendamento noi chiedevamo di sospendere, diciamo, questo grande censimento che entusiasma, diciamo, Marattine e Palazzo Chigi, ma che ovviamente loro dicono essere solo un entusiasmante censimento a fini di ricerca. Si vede che essendo tanti professori hanno mantenuto questa ansia da raccolta dati. Noi abbiamo detto Però, mi scusi sospendiamo Cattaneo, se questo. lei abitasse in una casa che era considerata popolare e che invece adesso non lo è più e quindi paga la metà di quello che paga semmai chi invece abitava in una casa che una volta era considerata di lusso e ora è una mezza catapecchia, però come valori catastali a quelli appunto della Reggia, non le darebbe un po' fastidio? Guardi, grazie per la domanda che mi permette di fare qualche chiarimento. Innanzitutto in Italia non si paga la tassa sulla prima casa, grazie ai governi Berlusconi, e poi era stata reintrodotta da Monti. Si è iniziata a togliere perché noi nella nostra permanenza di Forza Italia al governo Letta avevamo chiesto di toglierla e si era cominciati. E poi l'ha definitivamente tolta nuovamente, su richiesta e spinta sempre di Forza Italia, un certo premier che credo che Marattin conosca che si chiama Renzi. Quindi in Italia non si paga la tassa sulla prima casa. Stiamo parlando perciò del tema della seconda casa. Se io faccio all'accademico Marattin la domanda se la tassazione sulla seconda casa in Italia rispetto alla media europea, sulla seconda casa paghiamo più tasse o meno tasse della media europea? La risposta è che sulla seconda casa paghiamo più tasse rispetto alla media europea. Quindi la perequazione di cui parla Marattin, qualcuno pagherà di più e qualcuno pagherà di meno, parte dal presupposto che parlando di seconda casa, oggi mediamente paghiamo tutti di più. E se io chiedo a un italiano se lui sente di pagare poche tasse, io credo che la risposta
raramente sarà che in cuor suo sente di pagare nuove tasse. Allora lo sforzo che tutti dovremmo fare è di far pagare meno tasse a tutti. Come si fa a far pagare meno tasse a tutti senza fare perequazioni? Si fa per esempio andando a prendere ciò che ancora non è stato preso, per esempio l'abusivismo. Nel nostro emendamento che citavo prima noi chiediamo immediatamente di accatastare, di occuparci di circa 2.000 immobili, questo è diciamo il censimento, l'idea che oggi si ha, facciamolo emergere subito, facciamolo in maniera tempestiva. Abbiamo scritto noi, centrodestra di governo, un emendamento più esplicito e che, prendiamo che anche quei questa però Cattaneo mi permette anche questa per abbassare le tasse a tutti, non a qualcuno, di abbassarle a tutti. Concludo cioè, dicendo mi no, spiace, dicevo, però anche questa sarebbe una bella ricerca, lei che prima criticava la ricerca dei professori, anche andarsi a cercare questa è una cosa da fare e che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe già fare, perché poi non si capisce certo. Questi migliaia di sportelli di Agenzia delle Entrate e del territorio, come si chiamavano, cosa stanno a fare. Detto questo, mi permetto un'ultima osservazione, velocissimo. Tra l'altro, cioè, parlare di catasto nel 2022, ancora con case signorili, case di periferia, case borghesi, mi sembra un'impostazione di sinistra, mentre invece guardi, noi siamo dentro la transizione ecologica, per esempio, la transizione ecologica dovrebbe distinguere case efficienti dal punto di vista energetico, disefficienti dal punto di vista energetico, perché non si può essere solo ambientalisti nei Friday for Future a venerdì alterni, a seconda se poi si deve fare un weekend. No, per carità, diciamo che una cosa non esclude l'altra, però non è che se la casa efficiente ecologicamente... Abbiamo parlato di seconde case, posso? Sì, certo, perché io ho paura che alla fine qualche economista di Palazzo Chigi alzerà il dittino e dirà, però caspita... se parliamo di seconde case, qua c'è il problema che le prime non sono tassate e io ho già idea di qualche nome e cognome di economista dalle parti di Palazzo Chigi che è pronto a fare il discorsino sulla prima casa oltre che sulla seconda. Marattin, Sì. Ma la passione che molti di noi hanno per i dati è perché ci piace far politica non sugli slogan tipo meno tasse per tutti, ma sulla base dell'analisi di quello che succede, ma capisco bene che non siamo di moda. Seconda cosa, la delega fiscale c'ha 10 articoli, 9 hanno effetti fiscali, 1 no. Sono 6 mesi che parliamo solo di questo che non ha effetti fiscali, perché ripeto, qui non c'è nessun cambiamento del modo in cui le persone paghino o pagheranno le tasse. Fare il processo alle intenzioni, ma secondo me fra qualche anno, ma se il centrodestra è tanto sicuro di vincere le elezioni, qui nel 2026 governerà lui, che problema c'è? Poi l'attenzione coi dati. Beh, infatti questo viene usato come... No, ma mi faccia dire una cosa sui dati, sui dati. Sa perché chi guarda i dati, secondo me, è un buon politico e non un cattivo politico? Perché ad esempio si accorgerebbe che quando Forza Italia ha governato in questo paese, ha fatto tanta retorica delle tasse, ma questo è un fatto verificabile, la pressione fiscale è sempre aumentata, di poco. Ma una volta è vero, dello 0,2. Ma non è vero. Non è vero. Dottoressa, facciamo un Istat. Istat Alessandro, l'Istituto di Statistica. Tutte le volte che il centrodestra ha governato, controlliamo la pressione fiscale. Chi ha tolto la tassa sulla prima casa? Certamente l'ha tolta anche Renzi, come ricordavi, ma la pressione fiscale, che come sai non è la pressione fiscale sulla prima casa, la pressione fiscale in questo paese, quando ha governato il centrodestra e anche quando ha governato la Lega con i 5 Stelle, è aumentata. Se i giornalisti possono verificare, magari prima della fine della trasmissione, vediamo chi ha ragione e chi no. Quindi la fine prima della fine della trasmissione mi sembra abbastanza improbabile, visto che il vostro tempo scade fra 5 minuti. Posso sicuramente dire che togliere la tassa sulla prima casa per chi non è proprietario di casa è assolutamente ininfluente, mentre invece ritrovarsi magari, come succede alle partite IVA, che si sono ritrovate con... Gli 8 miliardi di tasse che in legge di bilancio tutti insieme abbiamo abbassato, 7 miliardi sull'IRPEF e 1 miliardo per cominciare è stato fatto, e in delega fiscale avremmo continuato. Quindi la mia ultima domanda è questa: ma perché dobbiamo bloccare tutto su una cosa che non esiste, le tasse sulla casa, e perderci l'abolizione dell'IRAP, l'estensione del forfettario? Presidente, perché dobbiamo buttare via un sacco di cose che avrebbero effetti su famiglie e imprese
per una narrazione fiabesca che state facendo sulle tasse sulla casa, che non aumenteranno di un euro per nessuno e sta scritto nella legge. Senta, Marattini, non è che una... Cioè, no, ok, allora questa cosa la diamo per capita, poi ovviamente non risolta politicamente, questo vedremo che cosa succederà martedì. Vorrei capire se secondo lei, quali secondo lei potrebbero essere, Cattaneo ce l'ha detto, ma quali secondo lei potrebbero invece essere i margini di trattativa su questo aspetto? Guardi, noi in Commissione Finanze abbiamo fatto 5 o 6 diversi giri di trattative, sempre andate a buon fine. L'emendamento a cui faceva riferimento Cattaneo, cioè togliere la mappatura degli immobili, è il cuore della cosa che ha voluto aggiungere il governo il 5 ottobre. Quindi è evidente che dire... Quindi lei dice quell'aspetto non si può togliere. A me piace un bicchiere di vino, io sono allergico al vino, dire come la mediazione è togliere il vino non è proprio una mediazione. Il punto è, quell'articolo è stato votato in Commissione Finanze, cioè l'articolo 6, com'è adesso, è stato votato ed è passato. Allora, votatevi a maggioranza anche tanto l'intera riforma. Quello a cui piace tanto la democrazia, che cosa hanno da dire quando dicono, ma scusate, volete cancellare un articolo che è stato votato da una commissione perché ci avete costruito sopra una narrazione che non è vera, ma che serve a prendere qualche voto? Allora, ma se è stato votato, Marattin fa riferimento al voto che è passato 23 a 22 con lo scarto di un voto, allora vadano avanti a votare con lo scarto di un voto, ma se siete autonomi e potete andare avanti, come mai non siete andati avanti anche l'altra sera in commissione? Forse perché in realtà quando hai chiuso la seduta eravate sotto di un voto e quindi la maggioranza non esisteva più. Allora io fatela arrivare in Parlamento e non la voteremo. Rispondo in 20 secondi. Regia, facci vedere proprio al volo le immagini dell'altra sera, perché qualcuno ha proditoriamente ripreso quello che stava accadendo, sappiamo che in teoria non si potrebbe, ma qualcuno l'ha fatto e ha diffuso quelle immagini per l'appunto della seduta in commissione di mercoledì sera. Credo che la regia sia riuscita a trovarle queste immagini, nel caso insomma, diciamo che... Rispondo perché sono successe, certo. Perché la Lega ha aggiunto legittimamente un deputato alla commissione per provare a pareggiare i conti, quindi 24 a 24 sarebbe stata comunque in vantaggio, perché quando sei pari viene respinto l'emendamento, ma io ho ritenuto che non si fanno così le riforme, cioè non si possono fare le riforme fiscali. Allora non si fanno così, ma sei appena detto che di chiederci di votarla, visto che è stato votato il 23 e 22, di andare avanti sullo stesso schema. Allora lo vedete la differenza? Allora vi lascio un minuto a testa, però, perché poi devo andare in pubblicità, quindi Cattaneo. I ministri, Forza Italia ha votato il catasto. Scusi, io non ho capito bene. Le domande fa la giornalista, me l'ha già fatta questa domanda. Io in maniera Forza molto Italia pacata. Aspetti, Marattin, perché il suo collegamento non è buonissimo. Cattaneo. La differenza è tutta in questo dialogo. Alla domanda qual è la via d'uscita, Marattin ha detto si vota anche a maggioranza 23-22, io ho detto facciamo un emendamento di mediazione, occupiamoci dell'abusivismo, degli accatastamenti e quant'altro. Allora, però qual punto Marattin è? Ci ha detto, guardate, il governo, che la questione del catasto è il cuore del problema. Questo magnifico censimento che non vede l'ora di fare, cioè vale anche il contrario, se lui chiede a me ma vale la pena stralciare una delega fiscale per questo straordinario censimento, è la stessa domanda che pongo a lui, ma non è che stralciando questo censimento straordinario possiamo ottenere il buono che è larga parte della delega e andare avanti, valgono entrambi i fatti. Ma io non mi rivolgo a Marattin, nell'appello finale mi rivolgo a Mario Draghi dicendo che c'è una maggioranza ampia, fatta di forze diverse, non può avere legittimità politica solo le richieste di qualcuno, che quando parla Conte sulle armi si trova la mediazione,
quando noi chiediamo di rivedere il reddito di cittadinanza, che forse è qualcosa di più iniquo che non il catasto italiano, allora non si può rivedere. E invece se il centrodestra rivendica una battaglia, peraltro mettendo davanti una soluzione, si chiudono le porte in maniera ermetica. Dignità lei politica fa per Draghi. Tutti e centralità del Parlamento. Mi chiedo se Draghi non troveremo sia d'accordo con questa soluzione. Lei dando per scontato che Draghi abbia accettato l'istanza di qualcuno, d'accordo. Perché magari invece Draghi è il primo a esserne convinto e allora diventa complicato. Io voglio solo replicare che io contesto che il catasto sia il cuore della delega, è tutto lì il punto, ci sono le cose serie nella delega e quando ho richiamato il voto ho semplicemente detto che non si può fare una mediazione su un articolo che è già stato votato. No, poi io non intendevo dire il cuore della delega, intendevo dire la vicenda. Sì, ma non doveva neanche diventare il cuore della questione, perché là dentro ci stanno IRAP, gli autonomi, ci stanno cose serie sull'elettorato, fatto, mi permetto di dire, del centrodestra. Perché si è costruita tutta una narrazione sulla casa? Io ho la porta del mio ufficio per una mediazione, e del governo, ma il governo parla per sé, è sempre aperta. Stavo solo ricordando che quell'articolo è già stato votato, non si può fare una mediazione su una cosa già votata, e comunque votata da Forza Italia tutto. Anche nel Consiglio di Ministro del 5 ottobre. Vi devo fermare. È vero comunque quello che dice Maratini, in realtà ci sono tante altre questioni, perché c'è da rivedere tutta una tassazione, quella che riguarda i bot, le azioni, la previdenza complementare, anche questi sono temi importanti. Forse non tutti gli italiani, la percentuale degli italiani che posseggono bot o azioni non è pari a quella dei proprietari di casa, che è intorno all'84-85%, quindi magari... No, 84 prima casa, 84 sì, beh, prima casa. La prima casa di non quello, è in discussione. Di quello non stiamo parlando, però come appunto già come uno nomina casa, no? Ci si arriva. Ma questa non è un'operazione politica, è un'operazione di marketing. Se io nomino casa e ci costruisco sopra delle palle, ma non sto facendo marketing, è sostanza, dai. Ci vuole un secondo, dai. L'hai detto anche tu, per far poi diventare quella ricerca nuova tassazione in maniera istantanea, immediata. Ma ci vuole un secondo anche stamattina, Monti ci ha messo dire, mezzo ma abbiamo secondo. Parlato in maniera diffusa, non si potrebbe fare, a prescindere. Superiamo questo scoglio, andiamo... Va bene, vedremo. Una proposta di mediazione è stata fatta qui questa mattina, vedremo che cosa succederà invece martedì quando si vedranno appunto Tajani, sì, non Salvini, è mediazione, è stralciare la parte del catasto, no? Comunque se la vedono col presidente Draghi, io non ne voglio ma più non parlare è vero, questa ho dato una soluzione. Vi ringrazio per essere domenica, comunque stati con noi questa mattina e per averci chiarito di che cosa stiamo parlando, perché non, insomma, diciamo che questi temi li abbiamo un po' trascurati, come era poi nelle cose, insomma, parlando molto di più di quello che sta succedendo in Ucraina, però è evidente che interessano moltissimi italiani. Io però adesso devo chiudere e devo andare in pubblicità, come detto. Ritorneremo sicuramente su questo tema. Dopo la pubblicità invece andremo a mettere il naso in quello che sta succedendo in Francia, perché anche lì si usano temi che qualcuno ritiene che siano solo spauracchi, che non siano veri, che siano tutte montature, però intanto la gente vota e decide del destino non solo di una nazione, ma secondo qualche osservatore, qualche commentatore, addirittura dell'Europa. Vedremo dopo la pubblicità. Allora, sono le 8:39 e ho visto già nelle immagini che ci stavano arrivando da Oltralpe che per l'appunto c'è un pochino di affollamento nei seggi, e, insomma, almeno così mi era sembrato di vedere da lontano, perché ho un monitor piazzato lontanissimo e continuano a farmi sforzare. Eccolo. Oh, ecco, bravi, così lo vediamo tutti insieme. No, allora, un pochino di fila c'è, forse è solo quella delle prime ore, però insomma i francesi stanno andando a votare. Perché noto questo aspetto? Perché l'astensione è sempre stata anche in Francia molto alta negli ultimi anni e anche questa volta
se ne farà molto conto nel cercare di capire chi potrebbe vincere, o meglio chi potrebbe andare al ballottaggio, perché un vincitore secco e netto è praticamente impossibile con il sistema elettorale francese, mentre invece appunto per vedere chi saranno i due che andranno al ballottaggio il 24 di aprile, secondo tutte le evenienze dovrebbero essere al momento il presidente uscente Emmanuel Macron e la sua sfidante Marine Le Pen del Rassemblement National, ma come sapete ci sono altri due personaggi che li tallonano molto da vicino e sono Jean-Luc Mélenchon della sinistra radicale e Zemmour. Vedremo. Intanto ho finalmente anche un ospite in studio, sono contenta, e quindi saluto il professore Massimiliano Panarari, Università Mercatorum. Buongiorno. Molte grazie. Di Francia si è occupato spesso, l'ha analizzata attentamente, così come se ne sono occupati e l'hanno analizzata innanzitutto la professoressa Sofia Ventura dell'Università di Bologna. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Lei ha studiato anche in modo particolare proprio i sistemi elettorali francesi. Io ricordo delle sue lezioni particolarmente acute, interessanti. Quindi insomma oggi ci aiuterà a capire che cosa sta succedendo. E poi due colleghi, Francesca De Benedetti, inviata del Domani. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Collegata buongiorno. Da Parigi, anche se in realtà tu arrivi da Budapest, giusto? Perché hai seguito prima sì. Le elezioni in Ungheria, infatti insomma parleremo anche di quello, perché tu sei tien, come dicono i francesi. E saluto anche Matteo Ghisalberti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, giornalista, talvolta possiamo leggere in Italia i suoi articoli sulla Verità, ma insomma lei fa parte di un consorzio di giornalisti e quindi e anche lei è collegato da Parigi e quindi direi che il nostro panorama sia completo. Allora, innanzitutto una valutazione appunto, chiedo ai colleghi una valutazione delle ultime 24 ore e soprattutto di spiegarci questa campagna elettorale che è stata molto strana. Oggi, se non sbaglio, il Corriere della Sera la chiama, riprendendo diciamo così quello che è stato raccontato in questi giorni in Francia, la chiama la campagna elettorale Teflon, cioè della pentola antiaderente. Perché sembrava che niente facesse presa. È iniziata praticamente in queste ultime due settimane. Come mai? Che cosa è successo? Ma effettivamente... Sì, no, Ghisalberti. Perfetto, effettivamente diciamo che i francesi si sentivano un po' abbandonati anche dai candidati, nel senso che avevano la sensazione che non parlassero dei loro problemi, mentre anche indipendentemente dalla crisi ucraina, anche prima c'era già stato un aumento dei prezzi, e alcune tensioni su alcune questioni politiche più sociali, si aveva l'impressione che soprattutto da parte di Emmanuel Macron, che ha scelto di entrare in campagna all'ultimo momento possibile, non ci fosse questa attenzione, ed è probabilmente anche per questo che adesso i sondaggi, ma prendiamoli sempre con le pinze perché sappiamo benissimo che si possono sbagliare, traducono questo calo nei consensi per il presidente uscente, che non ha tra l'altro voluto nemmeno partecipare ai dibattiti con gli altri candidati per il primo turno. Quindi le televisioni francesi, sia pubbliche che private, hanno dovuto fare un po' delle contorsioni per evitare che ci fossero degli scontri tête à tête, e quindi ogni candidato interveniva e diceva un po' il suo programma, il suo speech. Alcuni sono stati più bravi rispetto ad altri e ed evidentemente... Però sì, un appeal completamente diverso, peraltro lo ricordiamo tutti come nella passata tornata elettorale Marine Le Pen, che si era di nuovo ritrovata al secondo turno, nel dibattito poi con Macron in realtà crollò. Esattamente. Professore, lei se lo ricorda quel dibattito, sì, vero? Sì, sì. Lei non fu non so se aveva qualche chance, ma se qualche chance ce l'aveva, se la giocò tutta, ed è insomma
mi viene giusto in mente l'esempio di Kennedy e Nixon, perché sì, non ce ne sono molti altri di esempi di candidati che si giocano la presidenza con un dibattito, no? No, no, naturalmente il dibattito ha una fortissima valenza simbolica, nel senso che diciamo, nella dinamica, nell'interazione all'interno del medium generalista per eccellenza, la televisione, si configurano poi dei rapporti di forza che a livello simbolico proprio si trasferiscono sul paese. Non necessariamente questi dibattiti poi hanno una presa così diretta sulle trasformazioni e i flussi di opinione dell'elettorato, ma marcano, danno la nota, danno il segnale della campagna elettorale. Ed è per questo che in genere, naturalmente, per evitare situazioni diciamo di questo tipo, chi è incumbent, cioè chi è uscente, se non si sente molto sicuro, ed è il caso di Macron, preferisce evitare, perché può bastare a far cambiare, diciamo così, a far girare l'aria e a proiettare appunto sull'elettorato un'impressione. Ma se si dovesse andare a un eventuale ballottaggio Macron-Le Pen, secondo lei che succede? Lo fanno un dibattito? Sì. Sarebbe presumibile di sì, perché diciamo la pressione naturalmente del sistema dei media, la necessità anche di rendere conto all'opinione pubblica attraverso diciamo quella dinamica immediata che è lo scontro, il tête-à-tête, sarebbe difficilmente evitabile da parte di Macron. Naturalmente però c'è una controindicazione, nel senso che fino ad oggi la signora Le Pen ha subito dal punto di vista diciamo sfavorevole quello che si chiamava tradizionalmente in Francia il fronte repubblicano, ovvero l'alleanza di tutti i democratici nei confronti del pericolo nero, diciamo così. Questo processo di dédiabolisation, di dediabolizzazione, per tradurla in italiano in maniera un po' ma è quello che noi chiamiamo demonizzazione, no? Esattamente, la dedemonizzazione ha funzionato per molti versi e c'è il rischio al contrario che questo meccanismo possa attivarsi nei confronti di Macron oggi. Non è una novità neanche questa, nel senso che l'unione dei populismi di destra e di sinistra potrebbe agglutinarsi, raggrumarsi nei confronti di Macron. Quindi quel dibattito potrebbe costituire una forca caudina comunque molto molto pericolosa per il presidente uscente. Lo vedremo. Intanto ritorniamo ancora alla nostra campagna elettorale. Francesca De Benedetti, in effetti, come ci diceva giustamente Ghisalberti, Macron è sceso in campo proprio all'ultimo momento utile, il 3 o il 4 di marzo, se non ricordo male. Lui all'inizio aveva un patrimonio, diciamo così, dal punto di vista dei voti ipotizzati molto più alto di quello di Marine Le Pen, che poi un po' ha perso lui, poi è cresciuta esponenzialmente lei, ce l'ho fatta, fin quasi addirittura ad affiancarlo, perché questa mattina ancora le ultimissime proiezioni li danno praticamente alla pari. Cosa è successo? Allora, possiamo mettere insieme sicuramente alcuni elementi. Macron ha annunciato che si sarebbe ricandidato alla vigilia della scadenza della consegna dei parrainage, cioè delle firme, degli sponsor, ma in realtà era nell'area da tempo che sarebbe stato candidato, e anche quando parlava nei consessi europei, per esempio a Strasburgo, quando ha presentato la sua presidenza, in realtà era chiaro che stava presentando una sua visione di futuro, di mandato. Ma anche quando ha annunciato la candidatura ha adottato una strategia che adesso in Italia chiamano strategia Teflon, ma in realtà i francesi ne parlavano molto prima, anche con toni piuttosto critici, lo ha fatto lo stesso Le Monde, e la chiamavano la campagna dei segreti, riferendosi al fatto che in realtà la comunicazione presidenziale era pressoché blindata. La strategia di Macron era quella di dire il meno possibile su di lui come candidato e di parlare con la statura di presidente. Allo scoppio della guerra in Ucraina, Macron ha sperato ed è riuscito a beneficiare di quello che i politologi chiamano rally round the flag effect, che qui in Francia viene tradotto come effet drapeau. Che significa? L'effetto bandiera, alla fine sempre quello è, no? Esatto, ma c'è riuscito. Significa che in effetti la nazione, diciamo così, l'opinione pubblica si è stretta attorno al suo leader ed è rimasta per alcune settimane, per certi versi congelata di fronte alla situazione di guerra, condizione che Macron ha sfruttato. Vi ricordate le foto di lui in felpa con la barba incolta, poi a scongelare la situazione. Sì, che però posso dire, quelle foto, e fra l'altro oggi ci sono alcuni giornali le riportano, non so esattamente in Francia che effetto abbiano avuto su, però insomma da noi quando sono comparse c'è stato anche un po' di irrisione, nel senso che erano talmente costruite, no?
erano talmente spinte su sottolineare questo presidente che non dorme nemmeno la notte con la barba sfatta, che insomma lo sappiamo poi qual è la reazione. Eccolo, eccola qua. Proprio sì, alcuni hanno scritto, per esempio io. No? Sì, diciamo cioè, persino troppo, che... anche meno verrebbe da dire. Cioè... Secondo me, più che raccontarci ciò che Macron è riuscito a fare, quelle foto ci raccontano la sua strategia e così vanno intese. È chiaro che sono costruite, come dici tu Flavia, poi nel corso del tempo l'effetto che magari sui social poteva essere di irrisione, ma politicamente è stato di logoramento. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni con uno scontro quasi frontale, in piena campagna elettorale, tra due presidenti o premier, perché sul ruolo che Macron ha svolto nella guerra, su quelle faticose e continue telefonate con Putin, poi lui è stato oggetto di attacchi politici anche da parte del premier polacco, per esempio. Ecco, allora fermati lì, perché io devo andare in pubblicità. Abbiamo cominciato quindi ad aprire, diciamo, la porta alle questioni europee. Subito dopo la pubblicità, quindi ripartiamo da qui e voglio sentire proprio dalla professoressa Ventura, perché dicevamo, alcuni sostengono che una vittoria di Marine Le Pen potrebbe addirittura cambiare gli assetti europei. Non a caso appunto si è fatta sentire la Polonia, abbiamo visto l'Ungheria. Da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità, allora. Eccoci, 8:57, allora in Francia si sta votando da quasi un'ora, 49 milioni e qualcosa di cittadini devono decidere il futuro presidente o la futura presidente della Repubblica, difficilmente dicevamo ci si arriverà al primo turno, anzi è praticamente impossibile, si dovrà andare al ballottaggio il prossimo 24 di aprile, ma già si discute anche di apparentamenti, di chi starà con chi, lo vedremo fra un attimo, perché la questione che invece pesa come un macigno è quella che riguarda per l'appunto la possibile vittoria di Marine Le Pen. Qualche commentatore nei giorni scorsi, ma ancora oggi sui quotidiani, si è spinto a dire che un'eventuale vittoria di Marine Le Pen potrebbe addirittura rivoluzionare, cambiare l'assetto europeo, e sarebbe un'ottima vittoria per Putin, un ottimo assist per Putin. Professoressa Sofia Ventura, lei si è occupata tanto di Francia e l'ha studiata a fondo, concorda con questa tesi? Sì, assolutamente. Però prima di venire a spiegare perché la vittoria di Marine Le Pen potrebbe cambiare in qualche modo il profilo della situazione europea, specialmente oggi che c'è questa guerra in Ucraina, nella quale noi siamo, noi come anche la Francia, noi europei siamo coinvolti, bisognerebbe capire perché siamo arrivati qui, no? Perché stiamo parlando di una possibile vittoria di Marine Le Pen. Innanzitutto vediamo che anche se Emmanuel Macron è dato ad un livello dai sondaggi più elevato rispetto alle precedenti elezioni, così come anche Marine Le Pen, ma il problema è che il resto del voto è concentrato in forze populiste, una di estrema destra che è quella di Zemmour, l'altra di estrema sinistra, di sinistra radicale, che è quella di Mélenchon. Sì, anche se lo diciamo giusto per dovere di cronaca, in realtà i candidati sono tanti, oggi il Corriere della Sera li mette come come tipo Santini, no? con le fotografie, e in realtà lì, insomma, sono parecchi. Ma sono sempre tanti in però, Francia al primo turno. Diciamo che qualcuno percentuali non proprio da prefisso telefonico, come si dice, ce n'è Valérie Pécresse, per esempio, Jean-Luc Mélenchon, infatti, come dicevamo, Zemmour. Stavo parlando dei candidati, diciamo, che possiamo considerare populisti antisistema. Esatto. I due grandi sono Mélenchon e Zemmour, poi abbiamo anche Roussel, insomma dei piccoli, diciamo, del Partito Comunista, eccetera, ma i due grossi sono quelli. Questo cosa vuol dire? Che comunque Le Pen ha anche un bacino per il secondo turno, sicuramente nei voti che andranno a Zemmour, una parte
qui siamo il fenomeno che chiamiamo rosso-bruno, no? Sì. Una parte verrebbero, un quinto si dice, un quarto, un quinto, addirittura dall'estrema sinistra, dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Che sarebbe clamoroso, però se ne parla già da tempo, no, e nonostante sì, lui non abbia... sarebbe clamoroso in realtà, perché culturalmente non sono, poi così, non sono poi così lontani. Tra l'altro Marine Le Pen, a differenza di Zemmour, ha anche fatto una campagna, da sempre poi è così, molto popolare, molto sociale, no? Quindi sì. Lei cerca di andare oltre la distinzione destra-sinistra. Mentre appunto poi una parte dei gollisti, perché il fronte repubblicano si sta un po' sgretolando da diversi anni. Macron a sua volta può attingere a che cosa? Ai socialisti, parlo per il secondo turno, i socialisti che sono ridotti al lumicino, al 2%, inesistenti, i socialisti sono spariti, e ahimè i gollisti, che anche loro sono al 9%, una parte andrà sicuramente su Macron, ma una parte no, e forse una parte andrà appunto... Quindi diciamo che non ha un bacino così ampio. C'è una polarizzazione ulteriore rispetto al 2017, che sta andando avanti, perché c'è un distacco. Macron ha gestito questi 5 anni davvero senza rendersi conto di come fosse necessario creare un legame con i francesi, no? E continua a essere percepito come rappresentante dell'élite, come... E quindi insomma si sta pagando in realtà un processo che viene da almeno da 20-30 anni di crisi del sistema francese, però sicuramente anche gli ultimi passaggi sono stati problematici. Quindi arriviamo alla possibilità, e soltanto ora se ne parla, ma arriviamo alla possibilità di una vittoria di Marine Le Pen. Marine Le Pen, parlava il collega amico Massimiliano Panarari della dediabolizzazione, la dediabolizzazione ha funzionato molto bene, è stata molto brava, lei tra l'altro utilizza anche molto le strategie comunicative, la politica pop per sembrare una donna alla mano, simpatica, normale. Il problema è che se uno va a vedere il suo programma vede che rimane quello di una destra radicale, dove immigrazione e sicurezza sono sempre tenute diciamo legate, dove esiste il continuo richiamo alle tesi complottiste, pensiamo alla grande sostituzione, dove l'idea della sicurezza è sempre legata a una forte repressione, dove anche l'idea dei diritti sociali è sempre legata alla francesità, al prima i francesi, e poi c'è la grande questione dei rapporti con Orban, non molto tempo fa è andata a trovare Orban, e con Putin. Certo. In questo momento, L'altro giorno il Messaggero dava notizia, che poi oggi viene ripresa anche da altri quotidiani, ma insomma è stato il primo Messaggero, ci raccontava come Marine Le Pen, quando scoppia la guerra in Ucraina, manda al macero milioni di volantini che la ritraevano sorridente mentre dava la mano a Putin. Il che vuol dire che lei puntava su questo messaggio. E poi Marine Le Pen ha preso finanziamenti per le sue campagne elettorali da banche russe e banche ungheresi. E questo non è un segreto. Cioè, però la mia domanda è questa, quindi, e me lo sono chiesto appunto leggendo quelle notizie e guardando queste cose. Cioè, ai francesi quanto interessa effettivamente questo aspetto? Sa perché domanda. Me lo sono chiesto? Perché un paio di giorni fa sulla stampa è apparso un sondaggio che qualcuno ha ritenuto insomma un po' impressionante, che mostrava come diciamo c'è un 48% di italiani che parteggia, anche se non mi piace usare questo termine, diciamo si sente vicino agli ucraini, un 5% di italiani che è nettamente pro russi e tutto un restante 36-38% che si dichiarava ufficialmente neutrale, sostanzialmente voleva essere lasciato in pace, no? Cioè non si vuole immischiare con queste cose. Come a dire, non mi interessa. Ecco, in Francia qual è la situazione? Cioè, ai francesi interessa questo aspetto? Questo credo che lo scopriremo a breve, e già stasera avremo qualche indicazione. E il problema esiste, perché appunto è il problema di... che
anche perché veniamo dagli anni della pandemia e da un punto di vista della cultura politica qualcosa è accaduto di molto importante, cioè comunque sia, anche se i partiti populisti non sono stati avvantaggiati dalla pandemia, però un certo tipo di cultura attraverso il web, i social eccetera, si è sviluppata, la cultura della diffidenza verso le autorità, la cultura del complottismo, è una cultura sostanzialmente anti-occidentale. E questa si sta riproponendo oggi, la ritroviamo sicuramente molto presente nei partiti di destra e negli elettorati che guardano alla destra radicale e alla sinistra radicale. Quindi quello che dicevo prima di questa concentrazione su destra e sinistra radicale in Francia in questo momento ci dice forse anche che il tema del putinismo non è forse così sentito da una parte almeno dei francesi. Questa è un'ipotesi e appunto lo scopriremo a breve, però sicuramente il problema esiste, anche perché poi al tempo stesso, anche se fosse sentito, non lo è tanto quanto i problemi legati al pouvoir d'achat, come dicono i francesi, certo, al potere d'acquisto, alle questioni quotidiane del benessere, no? Assolutamente. È avvertito come qualcosa di più lontano. Assolutamente, siamo forse più noi che ce ne preoccupiamo, perché esatto, guardandola da fuori giustamente noi vediamo la cornice esterna, ma c'è questo rischio, professore, secondo lei? E soprattutto poi che cosa potrebbe significare? Cioè, la Francia è centrale nella costruzione dell'Europa, con Marine Le Pen che succede? Considerando che il condominio, come diceva lei, franco-tedesco, è la locomotiva, la motrice d'Europa, un condominio in cui da un lato ci fosse la signora Le Pen e dall'altro Olaf Scholz, sarebbe quantomeno problematico dal punto di vista dell'intesa e del rapporto. Ma soprattutto quello che sta avvenendo è in una fase sempre difficile dell'integrazione europea, nel senso che l'integrazione europea procede per stop and go, la pandemia, cioè sempre una spinta esogena, ci aveva portati nella direzione di una serie di prese di posizione e di decisioni piuttosto importanti, dalla messa in comune del debito al finanziamento dei piani di ricostruzione nazionale. Naturalmente, di nuovo, secondo una logica però del passo del gambero, perché adesso il tema della difesa europea è un tema fortemente soggetto a discussioni interne. La questione assolutamente decisiva del tetto del prezzo del gas è nuovamente oggetto di scontri feroci, secondo quella dinamica e quella dicotomia che è tipica appunto del condominio europeo, da una parte i nordici, dall'altra i mediterranei e i latini. È chiaro che in tutto questo noi ci troviamo di fronte ad un possibile scenario nuovamente di rivolgimento di sistema. Lo diceva perfettamente prima Sofia Ventura, Macron ha rappresentato un terremoto nel sistema politico francese, ma non è stato in grado di ricostruire. Quella sua distanza, probabilmente anche caratteriale per certi versi, il suo essere molto algido, il suo diciamo non preoccuparsi mai dell'apparire come troppo elitario, naturalmente rappresenta un problema per il sistema politico francese in generale. E sempre come diceva la collega amica Sofia Ventura, questo zeitgeist, questo spirito dei tempi complottista, questa visione del rifiuto delle istituzioni, quest'idea dell'orizzontalizzazione per cui esiste una sorta di Truman Show di fondale, di parete, di verità ufficiali che non sono autentiche, dietro le quali invece si muovono certo, i veri pensieri, le verità alternative, il pensiero divergente, è alla ricerca di un'offerta politica. Questo è il grande nodo e non a caso salda tutte le pulsioni antisistemiche, perché diciamo dall'antivaccinismo al putinismo l'idea è comunque il rifiuto, il rigetto, il porsi in una condizione alternativa per una molteplicità di ragioni, dalle frustrazioni psicologiche individuali ai problemi socio-economici. Quindi questo significa è sicuramente un'offerta che politica. Non ci si può aspettare che eventualmente una Marine Le Pen, Presidente della Repubblica, si normalizzi, fra virgolette, cioè che l'istituzione, il ruolo abbia la presa e faccia presa sulla politica e la normalizzi o comunque la contenga, secondo lei? No, glielo chiedo perché oggi, fra l'altro lo dico anche a Francesca De Benedetti, oggi sul tuo quotidiano, su Domani, in prima pagina c'è questo lungo editoriale di questo politologo, insomma, conosciuto, Marco Tarchi, che dice che, insomma, tutto sommato, secondo lui,
sono scenari fantapolitici, quelli troppo catastrofisti. Non siamo negli anni 30 e quindi non dobbiamo preoccuparci troppo se anche dovesse arrivare Le Pen al posto di Macron. Francesca, che dici? Ma io dico la mia, ovviamente. Diciamo che sicuramente quando si arriva alla guida di un paese come la Francia, che i cittadini comuni amano chiamare la République proprio con un forte senso, almeno fino a qualche anno fa, della cosa pubblica, significa mettersi alla guida di un apparato. E quindi bisogna capire fino a che punto chi vuole in qualche modo sgretolarlo dall'interno, sgretolare dall'interno l'Europa, riesce a penetrarlo. Bisogna dire una cosa però, che Marine Le Pen e anche Zemmour, che ha attirato a sé i vecchi frontisti, hanno come dire, degli agganci, dei gangli dentro le amministrazioni statali. Non è un caso che a Perpignan, in uno dei comizi ultimi di Marine Le Pen, lei si sia rivolta proprio agli alti funzionari dicendo vi difenderò da Macron. Bisogna preoccuparsi, secondo me sì, bisogna anche però cercare di capire le ragioni di quello che è successo. Entrambi i professori che interloquivano prima notavano appunto il ruolo di Macron. Cosa è successo? Io ne ho parlato in questi giorni a Parigi anche con i colleghi di redazioni storiche francesi. Diciamo che c'è stata una grande disillusione anche nel popolo di centrosinistra dopo la presidenza Hollande, quindi questo ha già in qualche modo impoverito il Partito Socialista. Quando è arrivato Macron, ha preso l'offerta politica di centro e si sono polarizzate sia destra che sinistra. Il vero problema, la vera cosa un po' inquietante, è che il tentativo di dediabolizzarsi di Marine Le Pen è stato accompagnato e aiutato dal ruolo di Éric Zemmour. Cioè adesso, lo vedo anche dai discorsi che fanno gli osservatori qui, sembra che Le Pen sia la moderata in confronto a Zemmour. Il problema è che non lo è. Se voi leggete il suo programma, è piuttosto aggressivo, un programma istituzionale di una candidata alle presidenziali, eppure è molto aggressivo, ma anche su temi come quello ambientale. Vi immaginate un candidato in Italia che dice smonterò una a una tutte le pale eoliche? Il problema è che Marine Le Pen... Sì, no, non lo dicono perché non riusciamo nemmeno a farle montare, però, Cioè, non è che... Noi abbiamo un altro sistema, blocchiamo tutto con la burocrazia, per cui alla fine, comunque sì... No, volevo solo concludere il discorso per arrivare al tema che ponevi tu, Flavia, all'inizio, cioè ma ai francesi interessa la guerra, gli interessa la liaison tra Le Pen e Putin... Allora, c'è una strategia che temo stia riuscendo, che ha accomunato Orban e che sta accompagnando Le Pen. Questi due ormai Orban non è un candidato, no, certo, chiaramente, il nuovo presidente riconfermato, queste due certo. figure politiche puntano tutto nelle loro campagne sulla paura, strategia che Orban ha imparato anni fa da un americano, Finkelstein, che gli ha costruito la strategia comunicativa. E Le Pen oggi cosa fa? Emula Orban, perché dice ai francesi io vi proteggerò, quindi c'è la guerra, ma io vi proteggerò dall'aumento dei prezzi, vi proteggerò da un coinvolgimento militare. È esattamente la stessa strategia con la quale Orban ha vinto, una strategia che si basa su delle falsità, ma che costruisce un mondo nel quale molti si accomodano volentieri. Quindi lei costruisce la paura e costruisce la sicurezza di conseguenza. Strategia pericolosa, ma che ahimè le può portare molti voti. Lo abbiamo visto in Ungheria, chissà come andrà in Francia, temo male. E tu prima giustamente facevi riferimento anche alla Polonia, questo richiamo che è arrivato dalla Polonia. È interessante perché io ho seguito molto la questione dello Stato di diritto, o meglio, dello Stato democratico in Europa, fino a che punto l'Unione Europea riesce a salvaguardare la sua democrazia. E ho visto che nel corso dei mesi in realtà Macron e Morawiecki avevano un rapporto piuttosto pragmatico, un po' come quello che Merkel ha avuto con Orban. I due dialogavano, hanno dialogato sui temi dell'energia fino a qualche mese fa, quindi non c'erano rapporti così tesi. Eppure, nelle ultime settimane, proprio
mentre la Polonia sta negoziando per i fondi europei, quindi in qualche modo utilizza strategie di pressione, c'è stato uno scambio al vetriolo tra i due. Ha iniziato il premier polacco, ha detto: ma perché Macron continua a parlare, a negoziare con Putin, che per me è Hitler e per di più non risolve nulla? A quel punto Macron, dalle colonne Le Parisien, durante un'intervista, a sua volta ha attaccato Morawiecki, ha detto: questo è un candidato antisemita di estrema destra, ce l'ha con la comunità LGBT. Addirittura la Polonia è arrivata a convocare l'ambasciatore francese. E tutto questo perché? Allora, la tesi di Macron è che in realtà Morawiecki vuole aiutare Le Pen, perché i due sono alleati. Mm. Questo in parte è vero, in realtà sono sempre stati divisi su temi come il ruolo della NATO, ma è vero che c'è stata un'alleanza tattica in Europa. È comunque molto interessante vedere come una campagna in teoria nazionale assume toni di scontro con premier di altri paesi, mentre intanto nel suo paese Macron rifiuta i dibattiti, cioè fino al primo turno non ci sono stati dei certo, veri dibattiti. L'abbiamo detto. L'abbiamo detto, infatti, e allora a questo punto, visto che abbiamo visto, insomma, l'Europa e i rapporti con gli altri paesi, viene da chiedersi anche nei nostri confronti, perché come sapete c'è un legame stretto che si è consolidato sicuramente in questi ultimi anni, in particolare fra Draghi e Macron. Che cosa succede se arriva Marine Le Pen? Quale può essere il rapporto del nostro governo con Marine Le Pen? Dopo la pubblicità riparto da Ghisalperti per cercare di capire anche questo aspetto. Allora, sono le 9:21, stiamo chiudendo, diciamo, ancora una decina di minuti per chiudere il nostro dibattito sulla Francia. Ritorno però a Parigi da Matteo Ghisalberti, perché lui vive a Parigi e ha quindi anche, diciamo, uno sguardo lungo su quello che è accaduto e sta accadendo a Parigi e in Francia. Nel frattempo stavo guardando l'agenzia ANSA, sta battendo gli ultimi appelli, quelli fatti proprio all'ultimo secondo, e mi è caduto l'occhio su Valérie Pécresse, che abbiamo detto potrebbe portare qualche voto a Macron. Diciamo che lo ha definito un presidente illusionista, un candidato anguilla. Forse non è che proprio lo fa con grande entusiasmo di portargli i voti, ma insomma è evidente che siamo solo al primo turno. Ghisalberti. Io purtroppo devo un po' dissentire con tutto quello che è stato detto fino adesso, perché è stato osservato con degli occhi, con degli occhiali italo-italiani. Mm. Nel senso che l'ascesa cosa di non Marine le torna? Le Pen, l'ascesa di Marine Le Pen, diciamo, se i sondaggi fossero confermati, mostra in realtà che non c'è questa sua volontà di essere la difesa degli interessi francesi e basta, o meglio, non è la sola, anzi lo stesso Macron lo ha detto ampiamente diverse volte, perché non bisogna ricordare che i professori che sono in studio e in collegamento se lo sanno meglio di me, il sistema istituzionale francese è molto verticale e i francesi chiedono difesa, chiedono di essere protetti da tutta una serie di cose, anche a livello sociale, ed è per questo che peraltro lo stato sociale francese è molto molto forte, molto sviluppato, proprio perché nel corso degli anni, dei decenni, è stato una barriera contro il caro vita, piuttosto che la disoccupazione e via dicendo. Per quanto riguarda la questione dei programmi, in realtà il paradossalmente qua... E sarebbe venuto a mancare, quindi, nel senso che, cioè, vista dall'Italia, la situazione francese è rosea sotto certi aspetti, no? E non lo è perché appunto ci sono intanto siamo sempre sotto la minaccia di terrorismo, tanto per dirvi una cosa molto semplice, visto che oggi, oltre a essere il primo turno, è anche la Domenica delle Palme, ci sono le pattuglie dei militari o della polizia che girano attorno alle chiese per evitare che ci siano degli attentati come quello che c'è stato solamente l'altro ieri, mm-hmm. un tentativo di attentato. Questo aspetto, per esempio, che era passato in secondo piano, in realtà è ancora molto presente.
molto forte, tanto è vero che lo stesso Macron ha dovuto rassicurare da questo punto di vista, ma non ce l'ha fatta, perché purtroppo anche questa settimana abbiamo visto per esempio dei poliziotti aggrediti, poi c'è tutta la fornace corsa che sta ribollendo, e i francesi insomma dicono vabbè, ma se questa è la sicurezza che lui ci ha garantito, vediamo un po' di cambiare un attimino un soggetto. Ma per quanto riguarda i programmi, dire che in realtà Marine Le Pen paradossalmente è stata accusata di essere troppo di sinistra, troppo socialista nel suo programma economico, mentre Zemmour e la Pécresse sono stati accusati di essere troppo liberisti. Pécresse, ricordo, appunto, la destra moderata. Certo. Però anche effettivamente, come tu dicevi, la Pécresse dovrebbe poter portare grosso modo il 50% dei suoi voti a Macron, ma il 50% potrebbe andare più a Zemmour se dovesse essere al secondo turno, cosa che mi pare improbabile, che a Marine Le Pen, perché il secondo candidato, diciamo, della destra moderata, quando ci sono state le primarie del loro partito, aveva detto che avrebbe sostenuto Zemmour in caso di secondo turno. Quindi il riporto dei voti non è proprio così né bianco né nero, anche a destra e a sinistra, avete detto, no, giustamente. No, fra l'altro, come dicevamo prima, in realtà pesa anche molto l'astensionismo, perché qualcuno potrebbe anche a un certo punto decidere non mi vedo rappresentato. Ti dico anche che oggi il tempo è splendido, fa freddo, ma ecco, il tempo è splendido. Quindi a fare la gita fuori porta di Pasquetta, della Domenica delle Palme. Ci sono anche le vacanze che sono iniziate qua, perché le iniziano prima. Ogni sei settimane di scuola abbiamo due settimane di vacanze e quindi già una parte del territorio francese è iniziato le vacanze, però qua è vero che si può votare anche per procura, ma non molti poi ricorrono a questo sistema. Ecco, e pesa l'eventuale astensionismo, cioè chi danneggia di più, chi rischia di danneggiare di più? Ma i partiti nuovi, diciamo, quelli tradizionali potrebbero essere vantaggiati dall'astensionismo, perché alla fine molta gente voterebbe per come dire, inerzia. Conosco quello che, soprattutto se sono le persone più anziane, che quindi hanno un'idea magari del mondo ancora un po' polarizzata, sarebbero portati a votare Mélenchon piuttosto che Macron, perché l'hanno già visto all'opera, ecco, tutto qua. A proposito, adesso io ero partita, diciamo, in realtà chiedendoti del rapporto eventuale fra Marine Le Pen e Draghi, però visto che mi hai portato tu invece su quest'altra questione, mi viene da chiedere, però lo chiedo anche a Francesca De Benedetti, perché ne ha scritto anche lei. Tu giustamente parlavi delle persone anziane, in Francia c'è, diciamo, anche una bella percentuale di giovani, cosa che in Italia, ahimè, comincia... Che però non votano. Dai 18 cominciano a votare. Sì, ma che si astengono molto, ecco, questo è il problema. Volevo capire questo, perché i giovani, scriveva per esempio Francesca De Benedetti, sono molto più sensibili magari di altri alle questioni ecologiche, e però il candidato ecologista ha pochissima appeal. Come mai? Allora, intanto, diciamo, c'è una questione di appeal, ma c'è anche una questione di sistema. Io ieri sono stata a Place de la Bastille, luogo simbolo delle rivoluzioni, dove tanti ragazzi, ma anche persone di età avanzata, hanno fatto sentire la loro, hanno tentato una rivoluzione molto difficile in questo momento, cioè quella di cercare una rappresentanza su temi che non ce l'hanno. E il clima è uno di questi. È vero, c'è un candidato ecologista, Yannick Jadot, ha battuto alle primarie una candidata molto più radicale di lui, Sandrine Rousseau, ed è quindi molto più moderato per quello che riguarda il suo programma, per esempio di Mélenchon stesso. Sull'uscita del nucleare, Jadot prevede dei tempi morbidi di uscita, Mélenchon è molto più drastico. Il problema è che Jadot ha sperato fino all'ultimo di poter essere lui il protagonista di una vague, di un'ondata verde, e quindi ha rifiutato un'idea di cooperazione.
adesso si ritrova con il 5% dei sondaggi e con la gran parte degli elettori di sinistra che decidono per il voto utile per Mélenchon. Certo. Quindi la strategia si è rivelata fallimentare, perché dove non sono riusciti i partiti, cioè unirsi, riescono a modo loro gli elettori, e a quel punto scelgono il cavallo che ha più chance di arrivare al traguardo, e quindi Jadot è sbaragliato da Mélenchon. Fra l'altro Mélenchon un po' mi sembra che si ponga un po' come il candidato americano, scusate, in questo momento non mi viene il nome, Sanders. Esatto, Sanders, scusami, ho avuto un momento, cioè che raccoglieva comunque molti voti dai giovani. Stiamo parlando di Mélenchon? Sì, ma non penso, cioè, che lui ci prova un po' a fare questa. Allora, diciamo che Mélenchon è un uomo che è sulla scena politica francese da tempo immemore, non è una novità, è un uomo in realtà di apparato per tanti versi, anche se ogni apparato gli è sempre stato scomodo, perché tutto sommato ha una visione di sé piuttosto, diciamo, alta, è un modo di fare istrionico. Lui intelligentemente si sta attorniando in questa fase di giovani nel suo staff. Per esempio in Europa la France Insoumise è rappresentata da una giovane donna, Manon Aubry, che si fa sentire con uno stile piuttosto assertivo, quindi lui ha fatto una scelta intelligente, ha capito che il clima e i giovani sono la cosa che lo traghetta per il futuro e ha adottato questa strategia. Ovviamente non è la stessa cosa di Sanders, ha dei tratti populisti più accentuati. Il problema, Flavia, la cosa con la quale vi lascio, l'interrogativo col quale vi lascio, visto che stiamo per chiudere, sì, è che ieri a Piazza della Bastiglia c'erano tante persone che sono impegnate nella società, in politica, c'erano ragazzine giovanissime che partecipano a collettivi femministi, orchestre per il clima, le esperienze più interessanti, che quindi sono ingaggiate in politica. Il problema è che è la politica che non racconta queste storie, questo bisogno di trovare spazio per giustizia sociale, clima, diritti. Allora, il sistema politico, per come l'abbiamo raccontato, cioè spostato al centro con Macron e poi agli estremi, lascia fuori una parte di elettori, anche giovani impegnati, e addirittura la previsione è che l'astensione arriverà al 30%. Alle amministrative scorse, nelle quali l'astensione in Francia è stata molto alta, proprio i giovani sono stati in tanti a disertare le urne, ma è perché è la politica che non è la loro altezza. Che non si occupa di loro. Professoressa Ventura, lei che l'ha studiato bene il sistema elettorale francese, quanto pesa l'astensione, cioè chi potrebbe essere più danneggiato? Ma questo dipende da come proseguirà la campagna nelle prossime due settimane. Io credo che Macron abbia fatto un errore, ovviamente si sapeva che lui sarebbe stato candidato, questo non c'è mai stato dubbio alcuno, ma abbia fatto un errore a cominciare la sua campagna così tardi, ha sottovalutato, ovviamente il suo narcisismo gli ha impedito di vedere la realtà, e ha sottovalutato la forza di Marine Le Pen. Quindi io credo che le prossime due settimane saranno due settimane di campagna intensa da parte di entrambi i candidati, perché Marine Le Pen vede la possibilità di farcela e Macron vede di passare la possibilità di passare alla storia come colui che ha regalato a Marine Le Pen il Rassemblement National, cioè la destra radicale, la Francia, e creando gravissimi problemi all'Europa. Quindi senta, le posso chiedere anche una cosa? Aspetti, le volevo chiedere una cosa, una piccolissima parentesi prima perché lei ha detto una cosa che mi ha fatto pensare. Lei ha detto il suo narcisismo, parlando di Macron, insomma, lo ha danneggiato in questo senso. Invece per quello che riguarda, diciamo così, l'attuazione del suo programma, perché noi questo aspetto non l'abbiamo praticamente toccato, no? Dando quasi per scontato che uno si presenta, dice io farò questo, questo e questo, poi dopo 5 anni, 4 anni, 7 anni, a seconda di quello che è il mandato elettorale nel tuo paese, forse gli elettori ti dovrebbero giudicare anche su quella base, no? Beh, questo non succede, diciamo, quasi mai. Niente, fantastico. Sicuramente ci sono... No, il punto è come vero, si racconta.
come si racconta il proprio mandato. È alcune cose, per esempio sulla tassazione, le ha fatte, c'è stata una diminuzione ad esempio anche della disoccupazione, quindi può portare sicuramente dei risultati, ma molto meno rispetto a quello che aveva promesso. E ciò che invece rimane nella mente probabilmente dei francesi è il suo modo di governare, molto autocratico, se vogliamo dire così, e quindi anche la sua immagine sia di distacco sia di eccessivo legame con le istituzioni, con l'alta amministrazione, e il suo stile poco politico in senso proprio. Volevo soltanto fare una chiosa, se ho il tempo veramente un attimo. Sì, due minuti ce li hai ancora? Due pezzettini che sono rimasti inevasi. Allora, quello sulla normalizzazione di Marine Le Pen se diventasse presidente. È un po' difficile immaginarlo, ovviamente poi quando si arriva a svolgere un ruolo del genere bisogna misurarsi con quel ruolo, però la sua forza sta nel suo richiamo radicale. E prima si diceva le lenti italo-italiane, vabbè, insomma, diciamo tutti... passiamo i confini molto spesso e abbiamo molteplici lenti, e in realtà è vero che Marine Le Pen ha una, diciamo, una tendenza, comunque ha un richiamo xenofobo sostanzialmente, e ultra francese, no? E in particolare per quanto riguarda la dimensione del welfare state, si diceva viene percepita come di sinistra, sì sulle questioni economiche, ma sulle questioni dell'immigrazione e della sicurezza è chiaramente una destra radicale. L'altra cosa è sull'Europa, volevo dire, noi siamo in questo momento, in questa situazione molto particolare, in cui l'Europa ha ritrovato una nuova unità, una nuova unità di azione e anche un nuovo recupero dei valori proprio in questo scontro con la Russia. Può piacere o non piacere, ma questo è un dato. Se la Francia dovesse diventare in qualche modo il cavallo di Troia invece di Putin, beh, questo davvero andrebbe a rovesciare completamente la situazione. E sarebbe sarebbe sicuramente una vittoria per Putin. Ghisalberti, un'ultima domanda anche per lei, perché comunque noi anche qui raccontiamo di questa, e lo dicono i sondaggi, possibile vittoria anche di Marine Le Pen, la quale Marine Le Pen non riesce però per esempio neanche a vincere quando si presenta nelle regioni, mi ricordo quando si presentò. Sì. Quindi... diciamo che Fa fatica a sfondare poi quando si ritrova. Molti osservatori e anche sondaggisti francesi hanno ricordato che le ultime due elezioni sono state le comunali, sto parlando del 2020, esatto, e poi le regionali sono state falsate comunque anche dal Covid per tutte le questioni sanitarie. Questo non giustifica tutto. Non bisogna dimenticare che c'è sempre il sistema del secondo turno. Vorrei dirvi solo due cose al volissimo. Non dimentichiamo che in Francia c'è una comunità, ci sono molti francesi di origine russa che erano arrivati addirittura quando c'è stata la rivoluzione. La rivoluzione per Bacco, certo. Quindi diciamo che le relazioni con la Russia sono comunque, chiunque sia il presidente, qualcosa di molto particolare. E l'ultima cosa che vorrei dirvi è che stavo guardando proprio adesso gli ultimi sondaggi, le proiezioni della casa di sondaggi Elab dicono che la partecipazione sarà al 70-74%. Che vuol dire che quindi è un po' cresciuta rispetto all'ultima volta, no? Leggermente scesa, ma cresciuta rispetto alle elezioni precedenti. Appunto. Quindi 30% di astensione dovrebbe esserci, ma c'è il sole. Questo sì, vedremo. Però ha detto che c'è freddo. Però loro non hanno il problema del gas. Professore, chiudiamo. Sì, sempre sul piano narrativo e sul piano simbolico, come diceva Sofia Ventura, dal momento che la guerra in Ucraina ci sta portando in una direzione peraltro accarezzata da Putin, da Kirill, dai suoi ideologi di scontro di civiltà, tra virgolette, è chiaro che il passaggio della Francia a Marine Le Pen sarebbe un capovolgimento simbolico straordinario e terribile da molti punti di vista, perché quella è la patria dell'illuminismo. È vero che Macron ha perseguito il dialogo con Putin fino alla fine, la tradizione in realtà del pragmatismo della presidenza della Repubblica Francese nei confronti della Russia, ma la patria dell'illuminismo che cade, diciamo così, avrebbe uno sconvolgimento e costituirebbe un'ondata dal punto di vista anche della narrazione impressionante. Qualcuno dice se dovesse vincere Marine Le Pen addirittura sarebbe appunto una tale vittoria per Putin che finirebbe la guerra.
questo di tutti gli effetti collaterali avrebbe anche, diciamo, un suo valore positivo. Mi sembra che, diciamo, è difficile prevedere cosa c'è nella testa di Putin. Però se il narcisismo di Macron lo tocchiamo con mano, cosa pensa Putin è difficile. E in genere pensa qualcosa di diverso da quello che fa. Per cui... Va bene, ci dobbiamo fermare. Grazie per essere stati con noi questa mattina, per averci seguito. Vi lascio ai programmi della rete e vi auguro una buona domenica.